Noi crediamo tantissimo nello sport in generale, adesso ci è capitato questa nuova opportunità con questa bellissima disciplina che è il tennis, che purtroppo non è alla portata di tutti e quindi stiamo cercando di promuoverla e dando la possibilità anche a chi non può di frequentarlo, insomma di partecipare a vari corsi. Con l'aiuto delle istituzioni promuoveremo anche questa attività, insomma anche per i ragazzi, per i ragazzini e anche per i più grandi che non se lo possono permettere. Due parole sul tennis, uno sport a questo punto anche intergenerazionale. Per me è uno sport più completo perché implica tutte le parti del corpo a funzionare con certi adeguamenti o appunto pre-esercizi per bilanciare, ma poi per me col nuoto accoppiato al nuoto è l'ideale che l'uomo possa fare. Quante volte si allena a settimana? No, ma io non mi alleno più perché faccio allenare, quindi è un tipo di allenamento già diverso. Quindi questo. Comunque do consigli sulla dieta, che c'è una formula mia personale, è poco di tutto e vario, perché l'organismo deve essere nutrito così come è costituito. Un segreto sulla sua dieta? Un segreto è la dieta di poco di tutto e vario, bere acqua però in colore, in sapore, in odore, non quella che è compresa negli alimenti, bere acqua per almeno 2 litri al giorno. E movimento muscolare, il movimento è la vita, perché il movimento è vita e il fermo è la morte purtroppo. Lo sport riunisce sempre tutti. Sì, è sicuramente la dimostrazione di come lo sport allunghi la vita, crei benessere. E in una città come la nostra, dove purtroppo le infrastrutture comunali, le infrastrutture pubbliche lasciano purtroppo molto a desiderare, ecco che arrivano i piccoli imprenditori che sono la grande forza di questa comunità. La grande forza perché in totale autonomia rispetto a quelle che sono le dinamiche della politica, se vogliamo anche, e in particolare di questa amministrazione, riescono davvero a dare servizi alla collettività, servizi anche di natura sociale, oltre che ovviamente di carattere aggregativo legati allo sport.